L'Accademia Reale di Svezia è una delle roccaforti della musica, fondata nel 1771 da Re Gustavo III e ogni anno assegna il Nobel della musica. Tra i suoi membri, a partire da quest'anno, siederà anche il direttore d'orchestra Giancarlo Andretta, originario di Bassano. Prima di lui Salieri, Rossini, Puccini, Verdi e Riccardo Muti. Un riconoscimento prestigioso, un premio per una carriera incastonata nel firmamento musicale internazionale. L'Associazione Culturale Giuseppe Comello ha consegnato al maestro una targa celebrativa, dedicandogli una serata di emozioni e grande musica. Uno dei loro decani mi ha motivato la decisione di unirmi a questo, diciamo, consesso, no? Questo gruppo di persone. Io ovviamente entro a far parte come musicista. Una colonna della nostra cultura, o come si definisce Andretta, una pietra, un piccolo asteroide che viaggerà attraverso l'universo svedese portando con sé il suo animo bassanese. Io poi inizierò ad andare di tanto in tanto a Stoccolma ad avere questi incontri personali oppure in video, e mi coinvolgeranno, diciamo, nell'accademia. Termino solo dicendo questo: io ho detto, guardate, ma siete proprio sicuri? Perché siete andati a prendere un piccolo pezzo di pietra, un piccolo asteroide che è pura pietra, cioè non c'è niente, solo pietra, in mezzo a questi soli, dico, immensi, perché la risposta è che è stata, ma questo è quello che pensa lei.